Accendiamo il Medioevo, ha fatto tappa anche a Pescara. Questo evento, definito Festival Errante tra eremi, borghi, torri e campanili, in questa edizione 2022 ha trovato così il modo di far conoscere alla città l'ultimo elemento medioevale ancora visibile, i resti del convento di Sant'Agostino del XIV secolo. Così, in via Orazio, si è svolto un incontro molto informale col sindaco Carlo Masci, l'assessore alla cultura Maria Rita Carota e i funzionari della soprintendenza Roberto Orsatti e Aldo Pezzi. Ci troviamo in via Orazio perché anche Pescara ha una sua vestigia medievale ed è la chiesa col convento di Sant'Agostino, di cui si vedono pochi resti, però è significativo, quindi accendiamo il Medioevo quest'anno, fa tappa anche a Pescara. E le altre tappe? Sono 14 comuni, da Città Sant'Angelo a Penne, da Rocca Caramanico a Popoli, dove abbiamo aperto domenica con un evento straordinario, lo spettacolo di Vincenzo Olivieri, ai piedi della scalata della Santissima Trinità con 500-600 persone, un fascino incredibile, devo dire veramente una serata da ricordare, così come sarà Catignano, Pianella, dove parteciperà Osvaldo Bevilacqua, ci sarà Sandra Milo, Vittorio Sgarbi, Federico Moccia, Vincenzo Olivieri che farà più spettacoli, quindi insomma riproponiamo questo evento, ma soprattutto centrale sono i beni culturali medievali che noi vogliamo rendere visibili e soprattutto da valorizzare. È stato un momento per riscoprire un pezzo della storia di Pescara che soprattutto restituisce ai pescaresi la certezza del proprio passato, anche di quello medievale. Che medioevo è stato in Abruzzo? Ma un medioevo molto povero, molto triste, con questa grande opportunità soprattutto dopo il 1200, quindi diciamo dal 1300-1400, con una grande proliferazione di chiese e conventi importanti sull'onda di San Francesco, ma soprattutto dalle nostre parti anche di Celestino V. Il tutto condito da una breve esibizione di musicisti della Compagnia Informale di Canto Popolare Abruzzo Forte e Gentile.